Bene, gli ospiti di oggi sono appunto, i relatori sono io, Luca Lovigiola, che segue uno sportello che si chiama Sportello Mentore di assistenza alle imprese in questa fase successiva all'emergenza. E con me ci sarà Michele Pasqualotto del servizio bandi e contributi di CNA Padova. E qui ci sono le nostre mail di riferimento che ritroverete comunque anche nell'ultima slide. Il programma di oggi, appunto, dopo un minimo di saluti di rito, Michele Pasqualotto di CNA farà una presentazione del bando, quindi parlerà della finalità, l'oggetto del bando, i soggetti ammissibili, le agevolazioni e come presentare la domanda. E a seguire io farò una presentazione su come è possibile recuperare i dati dalla visura camerale. E ancora farò un breve accenno alla modalità di formazione della graduatoria, perché ecco, fin da subito è importante sottolineare che questo bando, per come è stato congegnato, non è un bando che, come viene comunemente chiamato, a click day, nel senso il primo che presenta domanda è il primo che viene inserito nella graduatoria. Ma al contrario, a prescindere dalla finestra di presentazione della domanda, la Regione Veneto effettuerà una graduatoria sulla base, tra l'altro, anche di dati non forniti dall'impresa, ma direttamente da dati su dati che vengono forniti dalla Camera di Commercio oppure dall'Agenzia delle Entrate. E dopo ci sarà ovviamente spazio alle domande, chiedendovi la cortesia di utilizzare la chat, giusto per rendere ordinato l'eventuale momento di dibattito. Io mi interrompo e lascio la parola a Michele Pasqualotto. Buongiorno a tutti, vado a condividere lo schermo con la presentazione delle slide. Chiedo a Luca di darmi un cenno se si vedono. Sì, confermo. Molto bene. Allora, cercherò rapidamente di illustrare quali sono le caratteristiche di questo bando che ha come finalità e oggetto principale quello di sostenere le micro e piccole imprese dei settori di somministrazione e servizi alla persona, la cui attività sia stata sospesa per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, quello diciamo più importante, più pesante, che in fase di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha chiuso una gran parte delle attività economiche, non solo chiaramente nella regione Veneto, ma in tutta Italia. E già qui capite che c'è una prima scrematura appunto delle imprese che possono partecipare a questo bando, vedremo meglio più avanti. Ovviamente l'obiettivo è quello di sostenere non solo la liquidità, ma anche la ripartenza in sé delle imprese, quindi anche la possibilità di avere qualche soldo in più per gli investimenti iniziali, ma anche per far fronte alle spese per il rispetto delle nuove normative anti-Covid igienico-sanitarie. La dotazione iniziale finanziaria è importante perché stiamo parlando di oltre 20 milioni di euro messi in campo dalla Regione, di cui una quota di 1.600.000 euro è riservata esplicitamente alle domande che verranno presentate da imprese, chiamiamole così, giovani da un punto di vista di iscrizione al registro delle imprese, cioè quelle nate a partire dal 1 gennaio 2018. Queste agevolazioni possono essere richieste esclusivamente da imprese localizzate nel territorio della Regione Veneto. Cosa vuol dire? Devono avere l'unità locale o la sede operativa localizzata nel territorio della Regione del Veneto. Chi sono i soggetti ammissibili? Abbiamo detto le micro e piccole imprese iscritte come attive al registro delle imprese e che alla data dell'11 marzo 2020 esercitavano un'attività nei settori appunto del commercio, della somministrazione dei servizi alla persona,
da verificare in un elenco specificatamente individuato dalla Regione del Veneto. Per farvi un esempio, le attività commerciali di vendita di prodotti alimentari, ad esempio, sono escluse da questo elenco perché nella fase Covid, nella fase più critica, hanno potuto comunque lavorare, oppure ad esempio la vendita di prodotti di ferramenta. Quindi queste attività già non rientrano all'interno della possibilità di presentare la domanda. Altra caratteristica importante è che il fatturato 2018, quindi prendiamo come riferimento il 2018, non deve essere inferiore a 50.000 euro e non deve essere superiore a 500.000 euro. Il numero di addetti alla fine del 2019 non deve essere superiore a 9. Questa è la caratteristica delle micro e piccole imprese, quindi addetti non superiori a 9. Un altro elemento importante da tenere presente è che comunque le imprese dovevano essere iscritte per presentare la domanda al registro delle imprese almeno al 31 dicembre 2019, anche come inattive, ma essere comunque attive a partire dall'11 marzo 2020. Quindi anche imprese nate da poco, però almeno all'11 marzo 2020 dovevano risultare come attive nel registro delle imprese. Le imprese non devono essere in liquidazione volontaria, non devono essere sottoposte a procedure concorsuali. Questo bando, attenzione, per alcuni soggetti potrebbe esserci il caso, non è cumulabile con quello previsto dal bando per la concessione di contributi ai luoghi storici del commercio. C'è un particolare registro di queste imprese in regione, quindi queste imprese che avevano già chiesto un contributo simile a quello di questo bando non possono chiedere anche questo contributo. Le imprese devono essere in regola con i versamenti contributivi dal momento della presentazione della domanda fino all'erogazione del contributo nel caso in cui esse vengano ammesse. In cosa consiste l'agevolazione? Innanzitutto è un contributo a fondo perduto, quindi sostanzialmente una erogazione diretta in conto corrente. L'ammontare del contributo è di 2.000 euro per impresa, che viene maggiorato di 250 euro per ogni addetto dell'impresa superiore a 2. Cosa vuol dire? Qui vi ho fatto alcuni esempi. Un'impresa con uno o due addetti avrà diritto al contributo minimo di 2.000 euro. Con tre addetti aggiungerà 250 euro, quindi andrà a 2.250 e via di seguito per arrivare all'importo massimo nel caso di un'impresa con 9 addetti che prevede un contributo di 3.750 euro. Il numero di addetti che viene considerato fa riferimento al valore medio degli addetti, dipendenti, indipendenti, esclusi gli eventuali collaboratori, che è presente nel registro delle imprese al 31 dicembre 2019. Come funziona la procedura presentazione della domanda? Innanzitutto è da rilevare che, come diceva prima Luca Lorigiola, è automatica e poi vi mostrerò anche il senso, e si attua in tre fasi: prenotazione del contributo, formazione dell'elenco provvisorio e presentazione della domanda. La prima fase di prenotazione del contributo prevede l'inserimento delle richieste di prenotazione cliccando questo link che vedete in sovraimpressione nella slide, che attualmente presenta solo una pagina informativa, ma a partire dalle ore 10 del 2 luglio 2020, quando si aprirà ufficialmente il bando, darà la possibilità appunto di prenotare questo contributo. I dati richiesti per la presentazione sono due e molto semplici: il codice fiscale dell'impresa e il codice fiscale del titolare o rappresentante legale dell'impresa. Il motivo appunto della richiesta solo di questi due dati è che ciò che serve per verificare rispondenza dei requisiti al bando verrà verificato successivamente da AVEPA, che è l'organismo deputato appunto a fare la valutazione di questo bando. Il bando, come ha detto prima molto bene Luca Lorigiola, non prevede un ordine cronologico nello stabilire la graduatoria, quindi potete tranquillamente presentare le domande senza affannarvi dalle ore 10 del 2 luglio fino alle ore 16 del 14 luglio. Una cosa importante: prima di presentare la domanda, verificate che la PEC che è registrata nella banca dati del registro delle imprese, vi mostrerà sicuramente dopo Luca, lo trovate all'interno della visura camerale, sia corretta, aggiornata, perché tutte le comunicazioni successive vi arriveranno
a quella PEC. La prima, la più importante, sarà una PEC che verrà ovviamente dalla Regione, in cui vi chiede di confermare non oltre le ore 16 del 16 luglio 2020 la prenotazione del contributo che avete inviato. Una volta mandata questa conferma, sostanzialmente si passa a una seconda fase che è indipendente dall'impresa. Cosa succede? Il AVEPA in questo caso predispone un elenco provvisorio di imprese ammesse al bando, in cui si va a verificare alcuni elementi. Si va a verificare il numero di addetti, appunto un valore che viene ricavato automaticamente dal registro delle imprese, dal valore medio degli addetti alla fine del 2019, e il fatturato dell'impresa. Anche questo dato viene ricavato automaticamente o dalla dichiarazione IVA dell'esercizio 2018, nel caso in cui l'impresa presenti la dichiarazione IVA. In mancanza di essa si va a verificare il modello redditi relativo sempre all'esercizio 2018. Viene stabilito un indicatore dato dal rapporto di questi due elementi e viene predisposta appunto questa graduatoria. Questo vale naturalmente per le imprese nate prima del 1 gennaio 2018, quindi che potevano avere dei dati economici relativi al 2018. Per le imprese invece che si sono iscritte dal 1 gennaio 2018, l'ordine decrescente di questa graduatoria farà esclusivamente riferimento al numero di addetti, anche in questo caso ricavato automaticamente dal registro delle imprese. Terza fase. Le sole imprese che sono state ammesse in questo elenco provvisorio stilato da AVEPA per la Regione del Veneto riceveranno via PEC, quindi sempre alla PEC che abbiamo detto prima, un link e un PIN. Questo PIN è l'elemento identificativo per sottoscrivere la domanda. Quindi, una volta ricevuta questa PEC, con le istruzioni presenti all'interno della email, si tratterà di compilare e confermare la domanda di contributo che, ripeto, potranno fare appunto solo le imprese presenti nell'elenco e che quindi hanno ricevuto questa PEC. Questa fase sarà attiva dalle ore 10 dell'11 agosto 2020 fino alle ore 15 del 2 settembre 2020. Se l'impresa non procede appunto alla conferma di questa domanda di contributo entro i termini indicati, il contributo viene perso, non è possibile accedere al contributo. Per questo dico che la procedura è abbastanza semplice perché è automatica, ma necessita di una grande attenzione e di una verifica della propria PEC in modo da verificare appunto la ricezione di comunicazioni da parte della Regione. Un ultimo elemento, la domanda, solo la domanda di contributo, quindi solamente se si risulta presenti nell'elenco provvisorio di AVEPA, è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Questa imposta di bollo, una marca da bollo da 16 euro, o si compra tipicamente in tabaccheria e si vanno ad inserire i dati della marca da bollo nella domanda di contributo, si può anche procedere al pagamento tramite F23 e si vanno ad inserire i dati del pagamento. Quindi ricordarsi anche questo, che prima di procedere con la fase di presentazione della domanda di contributo bisognerà avere in mano o la marca da bollo oppure il versamento dell'importo tramite F23. Io penso di essere stato molto rapido, lascio spazio quindi a Luca e poi alle eventuali domande. Grazie. Bene, grazie. Un attimo. Imposto, ritorno a mia volta alle slide. Eccoci. Allora, come diceva Michele, gran parte dei dati che vengono richiesti per valutare se un'impresa è ammissibile, ammessa o meno al contributo, è presente nella visura della Camera di Commercio. Allora, un brevissimo promemoria. Dove come recuperare la visura camerale? Allora, innanzitutto esiste un portale che è www.imprese.italia.it dove l'amministratore dell'impresa, entrando con lo SPID
oppure se ne ha se ce l'ha a disposizione, e con ovviamente anche collegata eventualmente a un lettore, se è una smart card, oppure con la chiavetta USB, tramite la propria CNS, è possibile entrare nel cassetto digitale per dell'imprenditore e ottenere la visura, la propria visura gratuita, quindi sia in formato PDF o anche sul proprio cellulare. Altrimenti, a pagamento, è possibile sempre consultare il sito www.registroimprese.it, dove da qui, facendo una ricerca per il nominativo, è possibile eventualmente scaricare la visura. E ovviamente una visura potreste averla voi in casa, oppure potrebbe averla il vostro consulente. Allora, prima indicazione è che è importante, non è così in qualche modo banale, nel senso che per entrare e per accedere alla prenotazione viene richiesto di inserire il codice fiscale dell'impresa, e tutti sappiamo quale sia, ma anche il codice fiscale del rappresentante dell'impresa, o meglio del rappresentante legale dell'impresa, che ovviamente nelle imprese individuali è il titolare. E nelle società però, attenzione, perché potrebbe anche essere che fra i vari amministratori solo uno o più di uno sia abbia la rappresentanza legale. Vedete ad esempio qui un caso dove c'è un consiglio di amministrazione formato da due persone, dove in realtà il rappresentante dell'impresa è solo il primo. Quindi, se per caso, pur sentendovi amministratore, ma non avete la rappresentanza legale, inserite il codice fiscale del consigliere, il sistema potrebbe rigettarvi la domanda o non riconoscervi. O meglio, crediamo, perché non l'abbiamo visto in funzione il sistema, quindi per quel che ne sappiamo potrebbero anche comunque accettarlo. Quindi è meglio magari fare questa verifica preventiva. E in alcuni casi potrebbe anche non essere indicato nulla, e questo è tipicamente può essere il caso dove tutti i soci, pensate a una tipicamente una società in nome collettivo, tutti i soci possono avere la rappresentanza legale in maniera disgiunta autonoma. Indirizzo PEC. L'indirizzo PEC si trova nel campo della visura dove si parla della sede, e viene indicato indirizzo PEC. E attenzione, verificate che l'indirizzo PEC sia attivo e nella vostra disponibilità. Quindi sia attivo nel senso che magari l'abbonamento non sia scaduto, che comunque non abbia una qualche configurazione per cui le domande non vengono, le PEC non vengono accettate. E tenete presente, ecco, che come esperienza in Camera di Commercio abbiamo verificato certe volte che quando la PEC, beh, tipicamente l'abbonamento può essere scaduto, ma potrebbe anche essere che magari per qualche motivo voi abbiate voluto configurare la PEC non con l'indirizzo tipico di una PEC, legal mail, eccetera, ma col vostro dominio, e certe volte il sistema si inceppa. E quindi verificate facendo magari un invio di prova da PEC su PEC. E nello stesso modo verificate che sia nella vostra disponibilità, quindi magari che non ce l'abbia, diciamo, l'accesso il vostro consulente, piuttosto che un qualche vostro dipendente, eccetera. E perché, ecco, tenete presente che che veramente il tempo per poter confermare la prenotazione del contributo può essere veramente limitata. Se ad esempio voi lo fate all'ultimo momento, il 14 luglio, avete praticamente 2 giorni per vedere, ecco, quando arriva la PEC. Non abbiamo nemmeno indicazioni se questo messaggio e questa PEC arriverà subito, entro un giorno, entro una qualche ora. Quindi capite quanto è importante presidiare l'indirizzo. Allora, altro dato è la data di iscrizione nel registro imprese, che, attenzione, non corrisponde alla data di inizio attività, nel senso che l'impresa, come giustamente diceva Michele prima, può essere iscritta come inattiva, e solo successivamente, l'importante è che sia comunque alla data dell'11 marzo, è attivata.
E quindi è da verificare la data di iscrizione. E l'impresa deve essere per forza stata iscritta prima del 31/12/2019 e se è stata iscritta prima, invece accede alla cosiddetta riserva speciale, quindi a una graduatoria dove non si va a verificare il fatturato, ma solo il numero di addetti. E allo stesso modo non viene nemmeno richiesto, non viene verificata ai fini dell'ammissibilità se il fatturato rientra tra i 50 e i 500.000 euro. Codice Ateco, altrettanto importante, perché sapete che il codice Ateco deve essere della vostra attività deve essere presente nell'allegato B del bando. E è ammesso che il codice Ateco può essere sia quello primario, anche artigiano, ma anche secondario. Quindi se uno ha 10 codici Ateco e di questi solo uno rientra nell'allegato B, è titolato a presentare la domanda. Vedete, qui nel caso è un estetista e quindi ha l'attività l'attività di Ateco specifico per il commercio, scusate, per l'attività di estetica, che è il 960202, e allo stesso modo poi anche il commercio a dettaglio, che tra l'altro anche questo è ammesso. E appunto, attenzione che l'attività classificata con il codice Ateco ammesso deve risultare esercitata alla data dell'11/3/2020, ma anche alla data della prenotazione del contributo e poi alla data della presentazione della domanda di contributo. Quindi ecco, se avete sappiate che la verifica viene fatta in questi tre momenti e quindi ecco, sappiate se avete idea di modificare il codice Ateco, cessare una parte dell'attività o quant'altro, ricordatevi di mantenere che comunque i codici Ateco siano presenti e attivi entro queste date. Vi ricordo che le imprese inattive non sono ammesse fin dall'inizio, quindi se voi per qualche motivo l'avete dichiarata inattiva, e anche se magari all'11 marzo era aperta, e poiché vedete, viene richiesto anche la data di prenotazione del contributo, ecco, verificate la situazione. Numero dei dipendenti. Allora, viene controllato meglio il numero degli addetti, più precisamente, nel senso che viene controllato il valore medio degli addetti dell'impresa. Per addetti si intendono sia dipendenti che indipendenti, e tipicamente gli indipendenti possono essere i titolari iscritti all'INPS oppure soci, collaboratori, eccetera. E quello che viene verificato quindi è il totale di queste due categorie. Ai fini del valore medio, che in questo caso vedete 8, anche se nel quarto trimestre, ad esempio, del 2019 erano 9. E tutte le misure sono già aggiornate con i dati al 31/12/2019 e i dati sono direttamente forniti e pubblicati in visura, sono forniti dall'INPS. Quindi sono dati in qualche modo non modificabili. Il fatturato invece è un dato che non viene recuperato dalla visura né tantomeno dai bilanci, ma quando sono obbligati al deposito, ma l'informazione viene recuperata o dalla dichiarazione IVA 2019, ovviamente con periodo di imposta 2018, oppure se non presentata dalla dichiarazione dei redditi. Vi ricordo che appunto le imprese iscritte dopo il 1 gennaio 2018 non sono soggette al controllo del fatturato e vi ricordo anche che il dato è reperibile presso il proprio consulente fiscale o se avete accesso al cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate, comunque nelle proprie dichiarazioni fiscali. L'articolo 6.2, appunto lettera B1 del bando, indica chiaramente qual è il quadro della dichiarazione che viene recuperato in automatico da AVEPA per fare i controlli. La graduatoria. Allora, la graduatoria, come dicevamo, non è un click day, quindi l'arrivo delle prenotazioni non è rilevante. Viene redatta sulla base dei dati acquisiti d'ufficio.
Per le imprese appunto iscritte fino al 2017 viene valorizzato il rapporto tra detti e fatturato, dove fondamentalmente più addetti ci sono a parità di fatturato, più si è in alto in graduatoria. In caso di parità di posizione e di indicatore di questo rapporto, viene data priorità al numero degli addetti, quindi più addetti ci sono, più si sale in graduatoria, e sempre se si è a parità, viene valorizzata l'iscrizione più recente al registro delle imprese. Invece per le imprese iscritte dal 2018, nel 2018 viene esclusivamente valorizzato il numero degli addetti, quindi più addetti ci sono e più si è alto in graduatoria, e allo stesso modo a parità di addetti viene verificata l'iscrizione, che viene valorizzata l'iscrizione nel registro delle imprese più recente. Ecco, io direi a questo punto spazio alle domande, e direi anche che considerato, ecco, io vedo che ne abbiamo già alcune e le leggo, interrompendo, anzi scusate, più che interrompere la presentazione, volevo lasciare anche comunque l'ultima slide con i nostri contatti. Allora, Michela, ecco, se ovviamente sentiti anche te assolutamente libero di rispondere assieme, ecco, alle domande. Grazie, allora, Erica Maria e Teresa Berti. Allora, se un'impresa ha un'attività secondaria con codice Ateco rientrante nell'elenco del codice Ateco dell'allegato B, ma l'attività principale è una codice idoneo, può prenotare il contributo? La risposta è sì. Nel senso che il bando prevede indifferentemente che il codice Ateco sia primario o secondario. Sì, e vedo che, scusami Michele, non avevo visto che avevi risposto già. Sì, sì, tranquilla, era in tempo reale mentre tu descrivevi la misura. Sì, perfetto, ecco, allora Paolo, è possibile avere una copia delle slide che state presentando? Sì, è registrato, quindi potete rivederle, eventualmente ci scrivete agli indirizzi che avete visto se volete avere le copie in PDF. E Alberto, il numero di addetti da considerare il numero complessivo o per unità locale? A me risulta però in visura che a livello di visura camerale ci sia il totale degli addetti. Però eventualmente, ecco, se via mail ci manda il codice fiscale, il REA, possiamo verificare da visura e dirle com'è la situazione, oppure lo può vedere, ecco, facilmente. Ecco, siamo qui, se avete altre domande. Bene, sono le 14, come avevamo detto, noi ovviamente siamo a disposizione per qualunque chiarimento, avete visto che il bando è di per sé estremamente facile per quanto riguarda gestione della prenotazione dopo presentazione della domanda, bisogna solo magari, ecco, avere una particolare attenzione nel verificare i propri requisiti. E metteremo sulla pagina del nostro sito che richiamava il bando, sito della Camera di Commercio, il link alla registrazione, e per qualunque, che adesso vi riporto nella chat, e eventualmente per qualunque. Ok, per qualunque chiarimento. E allora, verifichiamo questo aspetto degli addetti, nel senso che dobbiamo anche capire, soprattutto AVEPA, dato che fa dei controlli in qualche maniera automatici, e capire come va a gestirsi questa posizione. Quindi Alberto, se ci può mandare
una mail con i suoi contatti, appena abbiamo la risposta le risponderemo. Bene, Michele, hai qualcos'altro? Direi che abbiamo detto tutto, se non ci sono altri quesiti siamo a disposizione, come dicevi tu Luca, per ulteriori Perfetto. Quesiti in secondo momento, quando avrete un attimo più digerito gli aspetti tecnici del bundle. Va bene, allora vi ringrazio molto per la vostra partecipazione e come abbiamo ripetuto più volte siamo a vostra disposizione. Vi auguro una buona giornata. Buona giornata a tutti. Buona a tutti. Grazie.